La partecipazione del duca e della duchessa del Sussex al prestigioso evento sul tappeto rosso a New York si sarebbe svolta giorni prima dell'incoronazione del re Carlo III. Il principe Harry e Meghan Markle susciterebbero un dramma epico e una raffica di titoli se riuscissero a procurarsi un invito al Met Gala di quest'anno. La coppia reale potrebbe fare il suo debutto altamente pubblicizzato alla stravaganza della moda a New York il 1 maggio, appena 5 giorni prima della storica incoronazione del re Carlo III nel Regno Unito. Se ricevono un invito e partecipano all'evento sul tappeto rosso, Harry diventerebbe il primo membro della famiglia reale ad andare al Met Gala. L'enorme celebrazione della moda, organizzata e presieduta da Anna Wintour della rivista Vogue, attira regolarmente celebrità di prim'ordine, tra cui Beyoncé, Lady Gaga, Madonna e Rihanna. La speculazione è cresciuta nelle ultime settimane sul fatto che saranno invitati, ma un importante esperto di pubbliche relazioni di celebrità ha versato acqua fredda sulle affermazioni che non andranno. Maya Riaz ha dichiarato a The Mirror: la speculazione secondo cui Meghan e Harry non riceveranno inviti al Met Gala a causa del dramma che li circonda è francamente esilarante. Quando pensi al Met Gala, pensi al dramma. È sinonimo di dramma epico. Avere Harry e Meghan al Met Gala porterà sicuramente titoli extra e forse anche scrutinio. Tuttavia, con l'incoronazione del re Carlo III che si svolgerà all'abbazia di Westminster a Londra meno di 4 giorni dopo, ha detto che Meghan e Harry potrebbero rifiutare la possibilità di partecipare al Met Gala. Riaz ha aggiunto: il Met Gala si terrà a pochi giorni dall'incoronazione del re. Quindi potrebbe essere che Harry e Meghan siano a Londra in preparazione dello storico evento. Il che potrebbe essere il vero motivo per cui potrebbero non ricevere l'invito al Met Gala. Ha aggiunto: con la coppia che rifiuta l'invito, sarà il Met Gala a ricevere l'affronto piuttosto che il contrario.